Speciale Piazza del Popolo, ancora una volta a parlare delle regionali che si sono svolte domenica e lunedì scorso, che hanno determinato di nuovo per Manfredonia la elezione di Francesco Paolo Campo per il Partito Democratico e di Gian Diego Gatta, candidato di Forza Italia. E abbiamo entrambi i nuovi consiglieri, per modo di dire, perché si tratta di un consigliere che è quello del PD Paolo Campo, che è al suo secondo mandato, e Gian Diego Gatta addirittura al terzo mandato. Paolo Campo Buonasera è qui con Vincenzo, noi. Bene, buonasera a tutti. anzitutto tanti auguri, Grazie Paolo, Vincenzo, so lo che i tuoi sono ricordo. sinceri. Ti ringrazio soprattutto per questa affermazione, perché sono per davvero sinceri, come saranno sinceri nei confronti di Gian Diego Gatta. 4.282 è andata bene, anche se forse hai temuto di non farcela. Più che temuto di non farcela, quello di non farcela era un rischio che avevamo messo in preventivo sin dall'inizio. Non era, se pensiamo a 6 mesi fa, 7 mesi fa, in primo luogo non era affatto scontata l'elezione di Michele Emiliano, anzi, fino al giorno prima in tanti avevano scommesso su Fitto e anche tutti i sondaggi sembrava volgessero in quella direzione. E non era scontato che il PD ne prendesse due, non era scontato che io riuscissi a ottenere il consenso che ho ottenuto, soprattutto a Manfredonia, alla luce di quello che è accaduto nei mesi scorsi, nell'ultimo anno direi, per il clima che si era determinato in campagna elettorale. Quindi non era scontato nulla, l'ho fatto perché bisognava in qualche modo segnare un protagonismo politico, altrimenti si rischiava veramente che la sinistra in questa città scomparisse dalla scena. Questa è stata la prima ragione che mi ha motivato. E i fatti, diciamo, ci hanno dato ragione. Una scommessa ambiziosa, ma che poi si è dimostrata vincente. E quindi si può ripartire da questo risultato, credo, Vincenzo. La sinistra, il centro-sinistra di Manfredonia, ma la sinistra, quella che io rappresento, può ripartire da questo dato. Comunque ti vedo meno tirato dell'altra volta. Certo. Un po' di tensione c'era perché, ripeto, è stata una campagna elettorale, sai Vincenzo, anche strana, perché era difficile prenderla, la gente era impegnata, aveva la testa occupata dal Covid, dai problemi che ne sono seguiti, dalla difficoltà anche di natura economica che ne sono, che insomma abbiamo vissuto in questa fase, l'estate, quindi in qualche modo era un'occasione anche per generare un po' di reddito, mettere un po' di fieno in cascina. La gente aveva altri pensieri, non si può votare a settembre, credo che dovremmo tenerlo a mente per il futuro. Non si può fare una campagna elettorale d'estate. Quindi alla fine molto del lavoro si è fatto negli ultimi 15 giorni a settembre. Ecco perché era oggettivamente difficile leggere la situazione, almeno per me. Gli altri hanno altre certezze. Era complicato. Eppure, anche se difficile, la pattuglia del Partito Democratico è composta da tre consiglieri regionali, quindi un ottimo Beh, è risultato. chiaro che quando poi vince il presidente scatta il premio di maggioranza e siccome a Foggia abbiamo fatto un numero senza precedenti, sembrava che Foggia fosse la provincia che avrebbe poi cantato il De Profundis a Michele, no? Le difficoltà che abbiamo avuto in un settore specifico, quello dell'agricoltura, che è preminente qui nella nostra provincia, per il fatto che candidati, anzi, elementi di spicco del Consiglio regionale scorso si erano spostati da Emiliano alla coalizione di centrodestra, si presumeva che Foggia sarebbe stato il tallone d'Achille, e invece non è stato così. Foggia è stata la benzina super che ha consentito a Michele questa affermazione, addirittura siamo il primo partito a Foggia, ed è chiaro in questo quadro l'esploit del PD, ma soprattutto di Raffaele Piemontese, ha squadernato i pronostici. Quindi un exploit davvero notevole quello. Raffaele ha fatto un numero clamoroso, è il primo eletto in Puglia, o quasi, ma se consideriamo che chi ha preso più voti di lui a Bari aveva un bacino elettorale di
circa un milione di persone, si comprende la portata del voto di Raffaele, il quale tra l'altro non è che ha fatto ticket come è accaduto da altre parti, ha portato, piuttosto si sono aggiunte a lui le candidature femminili, quindi sono il consenso che lui è riuscito a costruire in questi 5 anni, cui bisogna dargli atto, ha lavorato bene, con il mio modesto supporto, ha lavorato senz'altro bene. L'unico gap è la presenza femminile, non siete riusciti ad approvare la legge sulla parità di genere. Non ci siamo riusciti, diciamocelo francamente, perché il centrodestra non lo voleva, e Gian Diego non avrà difficoltà a riconoscerlo, e non lo voleva manco un pezzo della nostra coalizione. Siamo onesti, non siamo riusciti a trovare i numeri in consiglio, poi ci ha pensato comunque il governo a rimediare, perché Michele Emiliano ha insistito con un provvedimento che è parso anche una forzatura, però bene così, finalmente il consiglio regionale si è colorato un po' di rosa e anche la nostra provincia, per quanto riguarda il mio partito, è riuscita a esprimere una consigliera, Teresa Cicolella di Cerignola, a cui vanno i miei auguri. Fatta fuori completamente la Gentile? No, fatta fuori no, perché viva e vegeta. È candidata a Bari e ha dato il suo apporto in quel di Bari. Ascolta Paolo, prospettive per la giunta ce ne sono o prospettive per incarichi di prestigio? Ma io l'ho detto prima, l'analisi che ho fatto mi fa trarre sul piano politico una conclusione. Io sosterrò la necessità di questa conclusione, il PD di Capitanata merita un riconoscimento pieno nelle scelte che dovrà fare Michele Emiliano. Il riconoscimento pieno secondo me passa attraverso l'attribuzione a Raffaele di responsabilità di governo adeguate al risultato, che sia un riconoscimento per Foggia, per la Capitanata, per il PD di Capitanata, per Raffaele stesso, per tutti noi, sarei soddisfatto già così. Quindi tu ti fai l'autore del messaggio della responsabilità da attribuire a Raffaele Piemontese. Direi e che non una vicepresidenza sarebbe una cosa prestigiosa per tutta la Capitanata, sarebbe una cosa utile per tutti. E per te? Per me vedremo nel partito, nel gruppo, cosa si deciderà, ma è chiaro che c'è un risultato che va rispettato e credo che sia doveroso. Un risultato che però va in controtendenza proprio a Manfredonia, dove sei stato praticamente a Manfredonia dobbiamo dire inforchettato tra un primo candidato, Gian Diego Gatta, e poi subito dopo di te ci sta il candidato della allora, Lega. Dobbiamo leggerlo bene il risultato di Manfredonia, Vincenzo, perché sicuramente era atteso. Nel 2018 abbiamo preso una botta alle politiche, nel 2019 alle europee l'abbiamo presa ancora più forte. Nel frattempo sono intervenuti anche ulteriori elementi sul piano amministrativo che hanno costituito sicuramente un aggravamento della percezione della coalizione di centrosinistra, ma anche del PD, ma anche della mia persona stessa a Manfredonia, quindi era largamente prevedibile che vi fosse un'affermazione del centrodestra. In questo quadro però bisogna dire che non sfonda la Lega, che molti invece pronosticavano. Eppure che non sfonda il risultato di Cristiano non sfonda, Romani è un risultato. Adesso ci arriviamo. Non sfonda la Lega e non sfonda il partito della Meloni, Fratelli d'Italia. Mentre capitalizza, polarizza, diciamo, il consenso con anche di il voto di protesta. Si polarizza, si aggiunge al voto che già Gian Diego manteneva e quindi Forza Italia risulta il primo partito. In questo contesto la Lega non cresce, perché dico Lega non cresce? Perché il risultato di Cristiano è un ottimo risultato per lui, io lo giudico personalmente. Però è mancato il voto alla Lega, il voto di simbolo, per esempio sul PD. Il voto d'opinione, quindi vuol dire che la Lega sul piano politico e l'altra, e Fratelli d'Italia non hanno sfondato, a destra. Diciamo, non c'è stato lo sfondamento di destra, è chiaro che il centrodestra doveva vincere e ha vinto, e però in questo quadro noi, il PD si riprende, sale. Tu hai evidenziato, siamo il secondo mancanza partito, io l'ho detto che la chiave politica, una delle ragioni per cui questa candidatura era necessaria per tenere in vita, per affermare il ruolo del PD, e noi siamo il secondo partito,
vanno in difficoltà, i partiti invece che si erano affacciati con un largo consenso durante le scorse competizioni, i 5 Stelle arretrano anche significativamente, non sfondano altre forze politiche che invece erano accreditate di performance sicuramente a quelle che poi si sono realizzate. Questo cosa ci dice? Sorprende. Beh, cosa dice a me? Sorprende. Vuol dire che una parte di città, una città io reputo più attenta, ha capito il messaggio, ha capito qual era il senso della mia candidatura, ha capito che voglio dire, bisognava scommettere anche sul capitale umano, oltre che politico, che a questa città tanto ha dato negli anni che abbiamo alle spalle, e quindi si è aperto uno spazio politico all'interno del quale adesso il PD può manovrare senza nessuna pretesa di egemonia, ma sicuramente ci sono le condizioni per rimettere assieme il centro-sinistra, un centro-sinistra anche più largo, perché oggi dobbiamo guardare alla scadenza amministrativa, un centro-sinistra in cui il PD dà il suo contributo, in cui io l'ho già detto, farò ogni sforzo per favorire l'emersione di una nuova classe dirigente. Questa campagna elettorale è stata già una buona occasione per testare, diciamo, le qualità di alcuni, e ve ne sono di ragazzi che possono proporsi in prospettiva. Ecco, però avrai anche un compito difficile: dopo aver proposto per te il voto utile, adesso dovrai andare a recuperare quelle forze politiche che invece presentavano altri candidati. Intanto non sarà un compito mio, sarà il compito del Partito Democratico, che ha il suo segretario, la sua segreteria, il suo gruppo dirigente. Poi ci sono altre forze politiche che, voglio dire, sono state in campo in questa competizione elettorale e hanno sostenuto Emiliano e il centro-sinistra, con cui bisognerà avviare un ragionamento, ma aspetta al segretario del mio partito, non a me. Sì. Vabbè, però sappiamo benissimo che il segretario del partito chiede consigli. Noi siamo veramente un partito, non c'è uno che decide, chiede consigli a un ex sindaco, a un consigliere regionale. Certamente ho un ruolo, una responsabilità, e vorrò mettere a frutto questo ruolo e questa responsabilità nell'interesse del territorio, come ho già detto, provando, anzi impegnandomi a fare tutto quello che ho raccontato alla città, avrei fatto in caso di elezioni, soprattutto sul piano politico. Aiutare, ripeto, il Partito Democratico, ma il centro-sinistra, a rialzare la testa e a giocarsi la partita delle amministrative che verranno, saranno in primavera, saranno in autunno, ma ormai incombono, e dobbiamo cominciare a declinare i temi che riguardano il futuro di questa città. Quindi comunque fra non molto inizierete a lavorare per una proposta a livello amministrativo. Una proposta che sia prima di tutto, diciamo, una proposta politica, programma, una visione di città fondata su una scelta di campo netta, di grande discontinuità rispetto al passato amministrativo, ma anche sul piano politico di difesa di valori, tradizione, idee. La sinistra deve starci a Manfredo. Bene Paolo, invece torniamo a quello che sarà il tuo impegno come consigliere regionale. Sei stato molto attivo durante la campagna elettorale, qualcuno ti ha criticato per qualcuno dice si ricorda adesso di determinate questioni. Comunque sono questioni che verranno risolte, definite. Mi ripropongo da subito di mettere in campo un'iniziativa che coinvolga, adesso aspettiamo che vi sia la nuova giunta regionale, ma sicuramente sarò in campo già nelle prossime settimane sui temi che ho posto, che riguardano in particolar modo lo sviluppo, quindi nastri trasportatori, rilancio del porto altifondali, aree ZES, zone franche, treno tram, piattaforma logistica, e poi sui temi di cui abbiamo parlato, l'impegno che abbiamo preso per continuare nel rilancio dell'ospedale, sarò in campo già nelle prossime settimane, anzi nella prossima settimana annuncio che, se non sarà la prossima, tra 10 giorni
presenterò già un report in cui darò conto, diciamo, di una proposta anche operativa sui singoli temi e su alcune questioni, non avendo un'amministrazione comunale, diciamo, politica, sarà necessario trovare la maniera, Vincenzo, e anche voi dovrete aiutarci, voi, diciamo, voi che vi occupate della notizia, dell'informazione, certo. Bisogna cominciare a tastare il posto della città e comprendere anche quali sono le aspirazioni, i desideri di questa città su questioni specifiche, o intenzione di coinvolgerli i cittadini. Beh, sicuramente è una città che merita di essere in qualche maniera recuperata. Qui in questa città manca ormai la fiducia. Vincenzo, il problema è non è che viene qualcuno a recuperarci o a restituirci la fiducia, l'ho detto in campagna elettorale, un po' come ho fatto io, bisogna che ognuno di noi si rimetta in movimento, si dia da fare, si rimbocchi le maniche, si proponga, non c'è qualcuno che deve restituirci speranza, fiducia o aiutare a rialzarci, no, dobbiamo semplicemente farlo. Molti mi dicono: ma come ci si fa a rialzarsi? Ci si rialza, punto. Ci si rialza, punto. Paolo, qualche promessa ulteriore ai cittadini di Manfredonia, ai tuoi elettori, a coloro che ti hanno sostenuto? No, una promessa senz'altro la faccio. Ho detto, ma l'avevo detto in tempi non sospetti, prima della campagna elettorale, un anno fa, io dissi che era necessario che noi riconoscessimo anche la nostra quota di responsabilità nelle difficoltà che abbiamo avuto nell'ultimo periodo. Io stesso ho capito che, diciamo, in questi anni le vicende amministrative, le vicende, i tormenti di partito mi hanno distratto un po' più del necessario rispetto a quella che poi poteva essere il contributo, l'azione che dovevo mettere in campo. Ho detto anche che, insomma, 5 anni, con molta umiltà, sono importanti, sono un patrimonio di cui fare tesoro, l'esperienza che ho fatto, sono più consapevole adesso di cosa è, della complessità della macchina regionale. Si impara dall'esperienza e non è che io non ne avessi di esperienza, ma la complessità della macchina regionale, delle dinamiche ad essa connesse, è chiaro, praticandole le acquisisci maggiormente. Sicuramente un errore che ho commesso negli anni scorsi, te l'ho già detto, ho sottovalutato in maniera anche forse presuntuosa la necessità di avere una comunicazione social, ma non è stata in realtà una scelta presuntuosa. Sono stato imparato in un modo diverso, le cose sono cambiate, il mondo è cambiato, bisogna apprendere. Eh sì, il mondo è cambiato, tu sei abituato ancora alla vecchia carta stampata, che certo, sicuramente. Ma solo per questioni anagrafiche, non per elasticità mentale, voglio dire. Dobbiamo aggiornarci. Ascolta Paolo, siamo in conclusione, mi fa molto piacere di questa tua disamina, che tra l'altro è molto corretta, fa piacere anche sentir dire di quelle che sono le tue promesse, ovvero quello che sarà il tuo impegno. Una pattuglia di consiglieri regionali, 10 addirittura, della provincia di Foggia, 2 in più rispetto al solito, un bel gruppo di maggioranza e il resto di minoranza, sapranno collaborare assieme al di là dei rispettivi ruoli di maggioranza e di opposizione per far diventare la regione Puglia un po' più foggiano-centrica e meno barese? Senti, io l'esperienza che ho avuto anche in altri consessi, salvo Emiliano, l'esperienza che ho avuto anche in altri consessi, dicevo, istituzionali, mi dice, e parlo dell'amministrazione provinciale, ma anche dell'esperienza che ho già fatto in questi 5 anni in consiglio regionale, mi dice che quando poi ci si trova di fronte alle questioni che riguardano l'interesse generale di un territorio, come può essere nel caso quando ho fatto il consigliere provinciale
di Manfredonia e del nostro Interland, quando ho fatto il consigliere regionale della Capitanata di Foggia, come dici tu, l'esperienza mi dice che gli spazi di collaborazione si trovano e si sono più o meno sempre trovati. Conosco quasi tutti i nuovi eletti e mi sembra che insomma quelli che conosco, alcuni non li conosco, quelli che conosco mi sembra siano persone con le quali si possa utilmente e proficuamente collaborare, a cominciare da Gian Diego, che mi fa gatta, che mi fa molto piacere sia stato eletto, perché è una persona, a parte che conosco da quando sono nato, che stimo, rispetto, anche se siamo agli antipodi praticamente sul piano politico, ma questo non ci ha mai impedito, non solo nella vita, ma anche in politica, di collaborare ad obiettivi politici. Tu sei un ex comunista e lui è un ex vicino. Io sono un ex comunista, sono stato comunista, sì, certo, lo sono stato. Grazie Paolo, grazie per Vincenzo, queste tue affermazioni e soprattutto grazie per la tua presenza. In bocca al lupo ovviamente per questo. Grazie a voi e Vincenzo, avete voi, l'ho detto nel comizio finale, voi avete una grande responsabilità. L'informazione in questa città ha una grande responsabilità e mi va di farlo qui, di ringraziare te e gli altri per l'equilibrio, a differenza, devo dire, di altre agenzie informative, di altre emittenti o testate. Avete mostrato un equilibrio che ha dato anche, che ha rasserenato, ce n'era bisogno, ha raffreddato i toni di questa campagna elettorale. Mi auguro, a cominciare da te che conosco benissimo, che sentiate anche l'importanza dei mesi che nei mesi che verranno bisogna aprire un grande dibattito cittadino, lo si faccia senza indossare le magliette, perché la città ha bisogno di essere orientata e voi avete una grandissima responsabilità e dovete esercitarla come noi del resto. Bene, salutiamo Paolo Campo, ovviamente facciamo di nuovo in bocca al lupo per questo secondo mandato e a questo punto comunque anche con te dobbiamo dire forza Manfredonia, in sempre, modo che la città di Manfredonia trovi il suo territorio anche a Bari, nella sede del Consiglio regionale. Grazie Vincenzo. Grazie ancora a Paolo, anzi a Francesco Paolo Campo. Quindi salutiamo Francesco Paolo Campo e fra qualche istante daremo spazio a Gian Diego Gatta. Grazie. Beh, come avevamo detto, subito dopo Francesco Paolo Campo è la volta di Gian Diego Gatta, non perché sia secondo a Paolo Campo, ma perché è arrivato prima di te, Paolo Campo. È arrivato prima negli studi. Sì, ti saluta affettuosamente e chiaramente ti fa gli auguri. Gian Diego, ovviamente anche da parte nostra, tanti auguri. Grazie. È un risultato straordinario, eccezionale. Qualcuno ormai ti chiama Mister 10.000 per indicare i quasi 10.000 voti di preferenza. Sei il più suffragato di Forza Italia in tutta la regione, il più suffragato della provincia, quindi a parte ovviamente mi riferisco al centrodestra, non al centro-sinistra, perché sappiamo dell'esploit di Raffaele Piemontese. 9.900 voti, 9.900 grazie, e però c'è stato questo momento di panico, queste ore di fibrillazione ad aspettare l'ufficialità, ad aspettare il risultato. Cosa hai pensato in quei momenti? Beh, ho temuto che si potesse riverificare quell'incubo del 2000. Probabilmente molti telespettatori non lo sapranno, ma nel 2000 io, prima volta candidato alla regione su sollecitazione del compianto Salvatore Tatarella, eravamo in Alleanza Nazionale, mi candidai e conseguii la ragguardevole cifra di 9.000 voti e pensavamo che tutto fosse fatto, gli amici festeggiavano, stappavano le bottiglie, avevamo il comitato in Corso Manfredi, ricordo benissimo, di fronte alla farmacia Murgo. Questo il lunedì, mi sembrava di avere ormai, come dire, raggiunto quello che era il mio sogno. Io sognavo di andarmi a sedere là dove era stato seduto mio padre,
prima di me, perché anche io, come Paolo Campo, sono figlio d'arte, anche se i nostri genitori hanno avuto, diciamo, percorsi diversi. E poi invece il martedì, da un riconteggio dei resti, il mio seggio, che mi era stato inizialmente assegnato, fu dato a Brindisi. E quindi temevo che si potesse riverificare questa beffa terribile, questo incubo mio, ma anche della popolazione manfredoniana, che avrebbe perso un consigliere regionale, della popolazione del territorio. Poi invece finalmente è arrivata la conferma, prima TG3 Rai delle 14, poi il sito del Ministero dell'Interno, e quindi insomma da allora in poi è stata una valanga di telefonate, messaggi, anzi colgo l'occasione con la voce rouca, perché le corde vocali mi hanno abbandonato, benissimo, colgo l'occasione per rasserenare tutti coloro, sono 4.500, che mi hanno scritto i messaggi su WhatsApp, poi ce ne sarà un altro migliaio su Facebook, insomma, che scriverò e risponderò a tutti, uno ad uno, non manderò un messaggio standardizzato, stereotipato, diciamo così, universale. E risponderò a tutti con questa voce o scrivendo, devono avere soltanto un po' di pazienza. Conto di, nell'arco di 2 o 3 giorni, di evadere il tutto e di, insomma, di partecipare a tutti gli amici, la mia gioia, che è stata anche la loro gioia, ringraziandoli per la fiducia che mi hanno ancora una volta concesso e che io farò di tutto per non tradire mai. Beh, anche Manfredonia ha risposto alla grande, come ti aspettavi. Poi il resto è arrivato dagli altri comuni, dai 61, anzi dai 60 comuni oltre Manfredonia, che è comunque chi più chi meno ha dato la preferenza al tuo nome. Gian Diego, sì, ce ne sono stati alcuni, consentimi di dirlo, come Mattinata, dove ho conseguito credo il 75-78% delle preferenze. Quindi insomma mi sento davvero di ringraziare, ci sono stati paesi del Gargano dove ho avuto davvero un plebiscito, ma questa volta, ed è una novità, anche diversi paesi dei Monti Dauri meridionali mi hanno tributato diversi suffragi, sono molto soddisfatto, 10.000 voti non sono una cifra, diciamo, che si consegue così. Beh, soprattutto con un partito, Forza Italia, che purtroppo vive un momento di flessione, per cui bisogna ammetterlo, a livello nazionale c'è stata una certa tenuta, però rispetto alle precedenti tornate elettorali c'è un momento di flessione. Il tuo è un risultato in controtendenza. Sì, è un risultato in controtendenza che è probabilmente la cartina di tornasole dell'impegno che ho profuso in questi ultimi 5 anni. Ho lavorato tanto, tra l'altro, per evitare a me stesso di dover parlare di me, che è una cosa sempre un po' imbarazzante o inelegante. Ho fatto stampare sul retro del facsimile, diciamo così, un quadro quasi sinottico di quello che avevo fatto durante il quinquennio scorso in consiglio regionale. Ho lavorato, la gente evidentemente ha apprezzato, queste poi sono le prove, no? Quando nella cabina elettorale, nel segreto dell'urna, la gente scrive il tuo cognome, Gatta, e lo scrive 10.000 volte, vuol dire che al di là dei condizionamenti, delle promesse, delle bugie, delle burle talvolta, poi insomma il sentimento comune della gente prevale, altrimenti insomma avrei preso qualche centinaio di voti o qualche migliaio. Avere tutti quei voti significa che la gente ha apprezzato quello che ho fatto, le mie denunce, le mie proposte, le mie presenze in aula e non, la mia presenza sul territorio, lo hanno apprezzato anche sui Monti Dauni, lo dicevo prima, dove non ho mai fatto mancare la mia presenza, non ho mai confuso le elezioni regionali con le elezioni comunali, sono un'altra storia, sono un altro campionato, per usare la terminologia calcistica a te tanto cara. Quindi insomma il risultato mi ha particolarmente gratificato e poi insomma oggi finalmente posso andarmi a sedere, sia pure tra i banchi dell'opposizione, in consiglio regionale, per tutelare gli interessi del mio territorio, che è la provincia di Foggia. 3 volte all'opposizione, ti aspettavi? È il mio destino, c'è chi nasce, mia madre mi sfotte e dice: tu sei nato con l'ascia in mano, è il mio destino. 3 volte primo Spero degli eletti. Spero non sia bipenne, insomma. 3 volte primo degli eletti. L'ho fatto la battuta alla fine. 3 volte primo degli eletti, 3 volte all'opposizione. Però evidentemente i disegni di Dio vogliono questo, probabilmente, non lo so, sarò più utile all'opposizione in questo momento storico. Poi le cose vanno come devono andare, non potevo certamente far vincere io tutta la coalizione a livello regionale, ho fatto la mia parte, credo di averla fatta bene, ho dato un grosso contributo al centrodestra,
Adesso avremo un quinquennio per lavorare, sarò concentratissimo sulle cose da fare per il mio territorio, sulle denunce che dovrò fare quando ci saranno delle cose che non mi piaceranno, che non condividerò, delle scelte che saranno in qualche modo lesive degli interessi della popolazione che io rappresento. Farò le mie proposte quando ci sarà motivo di farle e quindi per migliorare la qualità della vita della gente che vive in Capitanata. Farò le mie denunce quando ci sarà da denunciare qualcosa. Insomma, ci saranno 5 anni. Sono animato da tanta buona volontà. Spero di recuperare al più presto un po' di energie e la voce e poi ripartiamo subito. Beh, vabbè, quella ritorna. Fitto, un po' deludente, non te l'aspettavi questo risultato. Ma no, Fitto è una grandissima personalità politica che gode della mia massima stima e No, mi considerazione. riferisco al No, risultato. diciamo che ci sono state delle turbative alle normali dinamiche della campagna elettorale. Nessuno poteva prevedere l'effetto Covid, questa sovraesposizione mediatica esponenziale di Emiliano, di Lopalco. Non a caso Lopalco è stato il primo degli eletti. Ci si chiederà perché. Chi lo conosceva Lopalco prima del Covid? Può essere uno scienziato, non discuto né mi permetto di farlo, le sue qualità professionali, ma era uno sconosciuto dalla pubblica opinione pugliese. Lopalco era un oggetto sconosciuto. Adesso è conosciutissimo perché tutte le sue apparizioni televisive gli hanno giovato e poi. Devo dire, non mi è piaciuta molto questa operazione. Hanno ritenuto di metterla al servizio della campagna elettorale candidandolo. Questa è la prova provata di quanto possa essere stata determinante l'effetto Covid. È stata una turbativa alla campagna elettorale che noi non potevamo prevedere. E poi probabilmente qualcosa non ha nemmeno funzionato nelle liste, la campagna elettorale per Raffaele Fitto è stata molto corta, ha dovuto accelerare, le sue presenze sul territorio sono state limitate a pochi minuti perché la regione Puglia è lunghissima, oltre 820 km solo di costa, girarla tutta è un'impresa. Si arriva prima a Urbino che a Santa Maria di Leuca e quindi insomma voglio dire. È stata difficile, una campagna elettorale molto difficile. Poi il caldo, la campagna elettorale fatta ad agosto, non era mai capitato prima. È stata una campagna molto difficile, che tuttavia, insomma, si è conclusa nel modo che conosciamo. Adesso lavoreremo assieme nell'interesse della Puglia. C'è tanto da fare e al di là della prosopopea di qualcuno, credo che si debbano porre gli opportuni aggiustamenti a tante cose che non vanno, ad iniziare dalla sanità, per finire all'agricoltura, passando attraverso la formazione professionale, c'è tanto, tanto, tanto da fare. Ognuno si rimboccherà le maniche e farà il suo. Io lo farò dai banchi dell'opposizione, c'è chi lo farà dai banchi della maggioranza. Poi, alla fine, quello che conterà sarà l'interesse dei pugliesi, la loro qualità della vita, le loro aspettative, le loro ansie, i loro bisogni che dovremo soddisfare. Beh, tra maggioranza e opposizione sono 10 i consiglieri regionali eletti, quindi potrebbe essere un po' più foggianocentrica la Puglia. Se si farà squadra, sì. Se si farà squadra, sì. Se si collaborerà nell'interesse del territorio con grande senso di responsabilità e, se mi consenti, anche di umiltà, sì. Se si giocherà soltanto a portare acqua al proprio mulino o a rubare la palla all'altro soltanto per fare in modo che, insomma, la partita, prenda a giocarsi soltanto quando lo decide uno della squadra, diventerà difficile. In passato ci sono stati degli episodi molto incresciosi. Io ricordo quando proposi il cosiddetto Metrò del Mare, che era un servizio di cabotaggio marittimo che avrebbe dovuto collegare, Manfredonia alle Isole Tremiti, passando per altri centri del Gargano. Chi mi votò contro furono alcuni colleghi della provincia di Foggia. Io lo ritenni un fatto eticamente gravissimo, ancora prima che politicamente. Quindi, se si farà squadra, sì. Se ognuno dal proprio banco, rispettando il ruolo dell'altro e onorando il proprio ruolo, darà il proprio contributo per portare poi dei risultati tangibili alla provincia di Foggia, che ben venga. Ognuno di noi è stato eletto dal popolo ed è solo al popolo che deve rispondere. Bene, il risultato di Manfredonia è importante perché messi assieme i partiti del centrodestra arrivano quasi al 50%. Che vuol dire questo in prospettiva amministrativa a Manfredonia? Vuol dire che si è dato un grande segnale di discontinuità rispetto al passato.
vuol dire che la gente vuole cambiare, vuole dei solidi punti di riferimento, vuol dire che la gente probabilmente non è più condizionata da alcuni meccanismi che la rendevano ostaggio dei soliti candidati, dei soliti partiti, delle solite logiche, delle solite dinamiche. Vuol dire che Forza Italia è il primo partito, perché questo dato va rimarcato. E quindi probabilmente la Che sarà gente. sul tavolo delle trattative la Ma noi non lo percentuale di dobbiamo, Forza Italia. noi dobbiamo far pesare il senso di responsabilità. Certamente la democrazia si fonda sui numeri, no? È la legge dei numeri, mi disse una volta il mio professore di diritto costituzionale. E quindi se la democrazia è la legge dei numeri, democraticamente Forza Italia deve dire la sua e la deve dire in modo incisivo. È stato il partito, il primo partito prescelto dagli elettori sipontini, avrà sicuramente la funzione di proposta, di coordinamento, di collegamento. Poi se ci saranno dei guastatori se ne assumeranno la responsabilità, ma noi certamente andremo avanti per la nostra strada, non ci fermeranno. Io invece mi voglio augurare che da parte degli altri partiti della coalizione e di quelli che verranno e dei movimenti civici che eventualmente riterranno di affiancarsi a noi, ci sia un pizzico di umiltà, di amore per il territorio, per la città che versa in uno stato di degrado indicibile e di senso di responsabilità che non deve mai mancare a nessuno. Non ci saranno padri padroni, però ci saranno comunque dei numeri che bisognerà far valere ai tavoli. Ascolta Gian Diego, credi che il centrodestra sia maturo per poter governare la città di Manfredonia? Perché no? Certo, è maturo. Ci sono delle bellissime intelligenze nel centrodestra, ragazzi e ragazze, uomini, donne, anziani, giovani che vogliono dare il loro contributo. Io durante questa mia campagna elettorale ne ho conosciuti davvero tanti, di diversi segmenti della realtà sociale ed economica di Manfredonia. Ho conosciuto delle bellissime intelligenze. Ho imparato da ciascuno di loro, mi sono confrontato. Perché poi il compito della vera politica, quella con la P maiuscola, è di confrontarsi e di crescere e di fare crescere. E devo dire che in animo mio ho avuto davvero la percezione che siamo pronti finalmente per andare a governare la città, per dare una svolta epocale a questa meravigliosa cittadina sulle rive del Golfo che merita certamente un futuro migliore di questo presente, che è fatto di degrado, di abbandono, di rassegnazione e anche spesso di rabbia. Quindi penso che ci sia da lavorare molto, inizieremo a lavorare presto. L'amore per il territorio e per la città devono prevalere su ogni altra logica. Poi c'è chi, se c'è o se ci sarà, io spero di no, qualcuno che riterrà di fare prevalere altre logiche vorrà dire che non troverà accoglienza, diciamo così. Qualche amico ti ha già indicato come generale condottiero di di questa coalizione, ovviamente come consigliere regionale, è meglio chiarire perché qualcuno potrebbe interpretarla come un'ipotetica candidatura, un generale condottiero che sappia dare ordini e Ordini mai, no, no, ben ordini mai, ordini mai, ordini mai. Suggerimenti, indicazioni. indicazioni, suggerimenti, consigli utili. Beh, insomma, credo Ha se una mi truppa ben è organizzata. consentito, insomma, di essermi guadagnato le stellette sul campo di battaglia. Forza Non Italia sei tu, provincia di Foggia. è. No, Forza Italia no, Forza Italia è una comunità di meravigliosi uomini e di grandi donne che hanno contribuito, ciascuno nel suo, a rendere ancora più grande questa mia vittoria. Certo, io sono la punta, non dico di diamante, ma diciamo sono l'esponente più rappresentativo a livello politico del partito in questo momento, però non sarei nulla senza tutti coloro che mi hanno amato e supportato. E quindi, insomma, ho assolutamente in me il senso della partecipazione, della condivisione di alcune scelte con la mia comunità. Generale non lo so, mi sono guadagnato delle stelle sul campo, è inutile essere ipocriti, falsamente modesti. Mi sono guadagnato queste stellette, intendo onorare queste stellette che mi sono state date dal popolo, non me le hanno date dall'alto, me le hanno date dal basso. E quindi voglio questa volta fare non il centravanti, quindi mi sono adeguato alla tua cultura, mi piacerebbe fare l'allenatore o il direttore tecnico, magari uno bravo come Pippo Inzaghi che ti fa Il promuovere. mister. Il mister che ti fa promuovere il Benevento dalla Serie B alla Serie A, no? Con una squadra inizialmente sottovalutata, perché poi a fare l'allenatore della Juventus, del Milan, dell'Inter, non è che occorra molto, ti prendi i migliori campioni sulla piazza, invece quando fai promuovere una squadra,
che apparentemente conta poco o nulla e la fai promuovere, e beh, lì sei bravo. Mi piacerebbe essere il mister Bravo. Adesso poi vedremo se i giocatori saranno bravi sul campo. Gli schemi li abbiamo già tutti in mente e ci andiamo a giocare questa partita dove chi vince non va a comandare, ma va a governare la città nell'interesse dei sipontini. Il bomber, il centravanti, l'attaccante, chi fa il gol, come potrebbe essere? Ovviamente mi riferisco al candidato sindaco del Ho centrodestra. inteso, ho inteso. Il bomber deve essere innanzitutto incline all'ascolto, deve sapere ascoltare i cittadini, deve stare in mezzo alla strada, deve essere umile ma nello stesso tempo determinato, deve essere una persona pulita, intelligente, arguta, assolutamente innamorata della sua città. Non sono requisiti facili a trovarsi, perché se ce n'è uno può non esserci l'altro. E che goda, diciamo, comunque della simpatia della popolazione. Non sarà facilissimo trovarlo, però abbiamo un po' di tempo. Nel frattempo, si perdoni il bisticcio di parole, inizieremo a lavorare sul programma da realizzare per la città e anche su tutti coloro i quali dovranno poi fare da corona al bomber, perché il bomber non può fare il gol se non c'è chi gli passa la palla, se non ci sono, quindi insomma. A furia di seguire le partite del Manfredonia, ho imparato diverse cose. Occorrono tanti assist. Certo. Gian Diego, siamo in conclusione. Abbiamo detto in occasione di una precedente intervista che la eventuale tua ulteriore elezione a consigliere regionale è dedicata a Renzo Gatta. Adesso? E questo è un capitolo che mi fa, diciamo, commuovere. Tu che mi conosci da quando ero ragazzo sai che io ho sempre sognato di andare a sedermi sulla sedia su cui si sedette mio padre, che è stato il faro di tutta la mia vita, che mi ha insegnato tutto quello che sono, nel bene, nel male no, ma tutto quello che sono nel bene lo devo a lui. Mi ha insegnato che cosa significasse lottare per un'idea, sacrificarsi, soffrire. Mi ha insegnato la temperanza, la moderazione, la capacità di discernimento. Sbaglio tante volte, però mi sforzo, ecco, di discernere e di capire. E poi mi ha insegnato che nella vita le cose che hai te le devi guadagnare. Te le devi guadagnare onestamente, senza scendere a bichi compromessi, senza cambiare barca, senza seguire le correnti o le mode, senza seguire l'andamento delle maree. È vero che Forza Italia attraversa un periodo non molto facile, però è altrettanto vero che io sono rimasto là dove mi hanno lasciato l'altra volta i miei elettori. Non sono andato via, anche quando tutti mi consigliavano di andare via, anche quando sono stato in qualche modo oggetto di lusinghe, oggetto di offerte di prebende varie, io sono rimasto là. Diciamo che Schettino è la mia antitesi di modello di vita, no? La nave la si abbandona solo dopo che hai messo in salvo i bambini, gli anziani, le donne, e poi ti salvi tu e devi essere bravo a salvarti anche tu, perché poi insomma morire da sciocchi è un'idiozia, ma devi mettere in salvo prima gli altri. E io non me la sono mai sentita di lasciare sola la mia comunità, la gente che ha creduto in me, questo mi ha insegnato mio padre. Quando ero bambino, mia madre, che era una giovane donna, aspettava sofferente il ritorno di mio padre dal consiglio comunale, perché era l'unico consigliere missino a Manfredonia, che ha sostenuto tante battaglie, momenti molto più difficili di quelli che ho attraversato io, quindi è stato più coraggioso di me. Io sono stato più fortunato di lui, ho vissuto in un'epoca diversa, ne ho assimilato però gli ideali, il coraggio e l'amore per la gente, e quindi porto dentro di me, nella mia anima, questo sentimento. Rimane e rimarrà fino all'ultimo dei miei giorni la figura più importante di tutta la mia vita. Mi sembrava doveroso che io dedicassi a lui questa vittoria. Anzi, te la devo dire tutta, tanto faccio conto di trovarmi davanti ad un sacerdote, anche se sono davanti ad una telecamera. Io sognavo di vincere per la terza volta la mia competizione elettorale perché avrei tanto voluto avere la soddisfazione di dedicare a lui questa vittoria. Ci sono riuscito. Sono certo che mi ascolterà lì tra le nuvole, tra gli angeli, e quindi volevo onorare la memoria di mio padre e ringraziarlo per tutto ciò che mi ha donato.
Beh, sicuramente sono felici anche tutti coloro che hanno stimato, amato, apprezzato Renzo Gatta, Grazie. sicuramente. Grazie. Grazie Gian Diego per Grazie a questa voi. bella presenza. Abbiamo concluso anche in maniera, come dire, romantica, perché un po' di romanticismo ci vuole. Grazie ancora, Perché gli tanti. uomini non sono fatti soltanto di numeri, gli uomini sono fatti da sentimenti. Ecco, anche questa è una qualità che dovrà avere il futuro bomber, il sindaco probabile. Deve essere un uomo che deve anche avere dei sentimenti, non deve essere un cinico, perché la gente deve essere amata e per amare la gente devi avere forti sentimenti. Bene, Grazie. ottimi indizi per individuare il prossimo candidato sindaco del centrodestra, ma di questo ne parleremo e ne avremo occasione con le prossime trasmissioni. Grazie ancora Gian Grazie Diego a voi, un Gatta. E saluto a tutti, grazie. noi chiudiamo questa parentesi elettorale collegata alle regionali del 2020 con queste due ultime interviste e diamo ovviamente appuntamento alla prossima occasione. Grazie.